Dunque, è una campagna elettorale particolare questa, perché in pratica io vedo che si scontrano due corazzate, no? C'è Lello Pagnozzi con cinque liste, c'è Roberto Mastrosanti con altrettante liste. Ma i Gattopardi, chi mi assicura che dietro Lello Pagnozzi non ci sia qualche Gattopardo che magari è uscito dalla porta e rientra dalla finestra? Angelo, secondo me se leggi i candidati delle liste lo vedi dove sarebbero andati i Gattopardi. A me non mi sembra che all'interno della coalizione di Pagnozzi ci siano tutti questi Gattopardi, ecco. Non Poi c'è. magari io non c'ero, quindi io erano nomi che sentivo ricorrenti, anche sai, nelle discussioni, No, io non ho l'ho sempre letta bene. seguito un po' la Non politica. ho let non l'ho lette bene le liste, però diciamo quelli che a suo tempo hanno causato il disastro che adesso Spalletta c'ha solo un merito, quello di aver tirato fuori, di aver detto a suo tempo certe amministrazioni hanno fatto quello che hanno fatto. Ecco, io dico. Beh, no, non mi risulta che appoggino Pagnozzi, no. No, eh. Pagnozzi da questo punto di vista è un taglio netto rispetto a... Forse non sono aggiornato io No, te perché. devi Eh sì, aggiornare, devo andare a devi leggere, aggiornare. devo andare Beh, a vedere. sono Ah pubblicate, sì? sì, Io sono aspettavo che pubblicate. pubblicassero sulle plance. No, sulle Ah, e plance... allora adesso vado a vedere bene chi c'è dentro una lista, dentro un'altra. Sì, vedi bene, vedi bene. Però c'è un grande stratega, Mastrosanti, attenzione, è uno che non ha mai perso una battaglia. E cioè, Io... lo posso dimostrare, lo posso dimostrare. Questo sei tu.